Gianluca, l'Italia olimpica è partita fortissimo. Vito Dell'Aquila è la prima medaglia d'oro italiana, a soli 20 anni se l'è aggiudicata nella specialità del taekwondo e siamo a quota già 8 medaglie dall'inizio dei giochi, 4 bronzi, 3 argenti e una medaglia d'oro appunto. E almeno 3 di questi 8 campioni hanno dedicato la loro vittoria ai nonni. E siccome ieri era la festa dei nonni, ieri 25 luglio, era proprio la giornata dedicata ai nonni, vogliamo mostrarvi questo videomessaggio che Vito Dell'Aquila, medaglia d'oro appunto ai Giochi Olimpici di Tokyo, ha fatto per i nonni. Ciao, buonasera agli amici di Estate in Diretta, sono qui a Tokyo nel villaggio olimpico, sono molto emozionato, sono contento di aver vinto questa medaglia, ovviamente la dedico a mio nonno che purtroppo è venuto a mancare un mese fa. Lui diceva sempre Vito ce la fa, Vito ce la fa. Io neanche ci credevo, cioè nel senso ci credevo, però dicevo è troppo sicuro di sé. Invece alla fine ci ha avuto ragione, quindi sono veramente contento. E bravo Vito, anche noi siamo fieri e orgogliosi di te, così come lo sarà tuo nonno che ti ha sicuramente seguito e guidato dall'assù. Ma anche la tua famiglia ha esultato mentre tu eri a Tokyo e stavi gareggiando. Vediamo. Famiglia, tutto il paese ovviamente ha esultato e ha festeggiato. La grande gioia di Mesagne, così come lo ricordavi, insomma il medagliere si sta arricchendo. Certo è particolare questa dedica ai nonni, ricorderei sì. Probabilmente anche Mario Draghi subito dopo la vittoria degli europei quando ricevendo la nazionale disse grazie alle vostre famiglie, grazie anche ai vostri nonni, ricordavi proprio della festa dei nonni di ieri, peraltro un pensiero è arrivato anche da Papa Francesco durante l'Angelus, sentiamo. Un applauso a tutti i nonni, a tutti. Invito a celebrare questa giornata in ogni comunità e andare a trovare i nonni e gli anziani, quelli che sono più soli, per consegnare loro il mio messaggio, ispirato alla promessa di Gesù, io sono con te tutti i giorni. Ma lo dicevamo prima, non è stato solo Vito a dedicare la sua medaglia al nonno che non c'è più, anche Odette Giuffrida, subito dopo aver vinto il suo bronzo, ha fatto una dedica, questa. Mio nonno mi ha detto, di portami una medaglia, non ti preoccupare, il colore poi te la pitturo io. Quindi l'importante era prenderne una, adesso ci pensa lui e la fa diventare d'oro. I nonni sono sempre presenti. Il nonno che pittura la medaglia non è male. Ecco, a proposito di ricordi, volevamo chiudere questa breve pagina delle Olimpiadi anche con il bronzo di Mirko Zanni, ottenuto nel sollevamento pesi. Anche lui l'ha voluto dedicare al nonno che non c'è più. Questa, oltre che a dedicarla insomma a mamma, a papà e a tutti i ragazzi che della pesistica Pordenone che mi stanno guardando, insomma. Questa volevo dedicarla a mio nonno, che so che era lassù all'ultima prova, ne sono sicuro. Beh, devo dire che ci piace molto questa gioventù, sì. Questi ragazzi che dedicano le medaglie anche ai nonni. I nonni sono importanti e quindi vanno omaggiati e festeggiati come è stato fatto.